Ragazzi, guardate che figata! Bellissimo! Sì, ma ora la domanda più importante, volerà oppure no? Ho una discreta paura. Vabbè, proviamo ad armare i motori. Take off. Allora, per volare vola. Bisogna prenderci un attimo la mano. Però ci siamo! Ok, questa è una piccola anteprima di quello che vedrete tra pochi giorni nella recensione completa di questo nuovo LYZRC, un marchio di cui ignoravo totalmente l'esistenza, ma che ha sfornato di punto in bianco il più economico bicottero sul mercato. Vabbè, non che ce ne siano molti, a parte il V-Copter che costa oltre 1000 euro, questo qui costa sui 150 euro, pesa attorno ai 280 grammi purtroppo, senza batteria siamo sotto i 250, però lo sappiamo, il peso è a pieno carico, è dotato di una cam 2.7K con gimbal meccanico a due assi, credo, più stabilizzatore ACE, e insomma è interessante almeno sulla carta, guardatelo, qui dietro c'è la batteria, si ricarica tramite USB Type-C e come avete visto vola con due sole eliche stabilizzando i motori attraverso ulteriori motori presenti all'interno del braccio. Ora lo spengo e vi faccio vedere, tra l'altro abbiamo anche un flash LED qui sotto, la W+, GPS integrato, il motore ruota in questo modo, in quanto qui dentro c'è un motorino che va a stabilizzare il drone quando è in volo. Non so quanta resistenza al vento possa avere questo piccoletto, tra l'altro i bracci sono anche pieghevoli, però è un prodotto interessante. Non so la qualità generale come sarà, lo scoprirò nella recensione completa quando lo proverò per bene in volo, però l'idea è originale, ci sta che qualche marchio, anche cinese low cost, cerchi di proporre qualcosa di diverso. Molto carine tra l'altro anche queste eliche, molto leggere, sembrano quelle del Parrot Anafi. Il radiocomando, ve lo faccio vedere anche lui, è abbastanza semplice, anch'esso con batteria integrata ricaricabile tramite USB Type-C, pochi comandi al posto giusto, un display che si vede anche discretamente con luce solare diretta e applicazione che si connette al nostro drone tramite la Wi-Fi. Bene amici, una piccola anteprima, spero che questo drone possa interessarvi, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto, ditemi cosa vorreste vedere nella recensione completa di questo piccoletto, qualche test particolare data la sua natura da bicottero, boh, parliamone insieme qui sotto nei commenti, un bel like per supportarmi, se volete già acquistarlo vi lascio già i suoi link e coupon sempre qui sotto in descrizione video. Io ora vi saluto, vado a provarlo in volo e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AdXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!